Oggi è una bella giornata, ma non tanto perché c'è il sole, quanto piuttosto perché continuiamo il nostro viaggio speciale alla scoperta della Fondazione Opera Santa Rita. Questa volta assieme ad Amara, artista pratese nota a livello nazionale. Con lei visiteremo la residenza di Villa Nesti, il semiconvitto e poi torneremo nella comunità di Via Clitunno. Chi già ci segue dalle precedenti puntate conosce bene la nostra passione nel raccontare questa realtà. Se invece siete nuovi a questa esperienza, beh, posso solo dirvi che sarete spettatori di quella che noi chiamiamo una normale meraviglia. Allora Mara, questa è la prima struttura che visiteremo oggi in questa giornata all'interno dell'universo del Santa Rita. Villa Nesti, che è una struttura storica della Fondazione Santa Rita. Qui ragazzi, è una struttura residenziale in primis, quindi i ragazzi qui vivono e dormono. E fanno anche tantissime attività, vedremo l'orto, vedremo la costruzione delle bomboniere, vedremo tantissime altre cose. Se sei curiosa... Andiamo a vedere, andiamo. Eccoci, allora questa è l'entrata di Villa Nesti, adesso ti presento Caterina che è una delle colonne portanti di questa struttura. Ciao Caterina. Ciao Elia, benvenuti. Grazie. Piacere, ciao, Caterina. Piacere mio. E grazie di averci accolto. Benvenuti a Villa Nesti. Entriamo. Andiamo a vedere. Vi faccio conoscere Melissa. Penso. Ciao Melissa. Ciao. Mi ha fatto piacere Erika. Allora, vi faccio un po' vedere che cosa sta facendo Melissa. Questa è una cosa per noi, è un progetto a cui teniamo tanto. Fabio è venuto a trovarci. Ciao, Fabio. Vieni Fabio, facciamogli vedere che cosa facciamo. Allora, noi lavoriamo alle bomboniere, realizziamo delle bomboniere solidali. È per noi importante perché è un lavoro, un qualcosa che facciamo perché i ragazzi sono adulti e hanno bisogno di lavorare. Non ti commuovere, se si emoziona la Meli. Facciamogli vedere cosa facciamo. Realizziamo delle cose semplici che devono essere fatte da loro. Per noi è importante che sia proprio un tempo che impieghiamo insieme ai ragazzi. Quindi facciamo queste formine col DAS. Poi prendiamo la nostra bella spugnina di carta vetrata, fagli un po' vedere, e ci lavoriamo sopra in tanti piccoli passaggi che appunto occupano tempo. E quindi poi abbiamo i sacchettini, abbiamo i vasetti, e per noi è importante per due motivi. Primo, il lavoro, impiegare il tempo in una cosa che è di soddisfazione e che fa parte della vita. E la seconda è che con tutti i soldini che guadagniamo ci andiamo a fare delle belle mangiate fuori. Decidiamo come impiegare i soldi che guadagniamo. Ci garba andare a giro, a far girate al ristorante, quindi una volta prendiamo la pizza e facciamo il sabato sera al karaoke, quando vuoi sei invitata, ospite da di e una volta la domenica a pranzo chiudiamo casa e usciamo fuori al ristorante a mangiarci qualcosa. Lavorare per godere dei piaceri. Esatto. Giusto. Poi me lo regali un cuore. Sì. Grazie. Natura è una terapia meravigliosa. Sì, sì. No, loro lavorano poi benissimo. Sì, perché sì. L'istinto è una roba primordiale. Sì, sì. Io ho lavorato 3 anni in un vivaio. Ah, ecco. E per me è stata grande maestra la natura. Sì, 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 sì. No, poi insomma la soddisfazione di veder nascere da quello che si, insomma, si mette, anche i semini, perché ovviamente prima c'è il seme, poi nasce la piantina. Il principio poi della vita. Sì. Un po' emozionato, vero? Sì. Senti Cristian, gli fai vedere ad Amara come cosa stavi facendo? Sì, lui stava annaffiando. Dov'è il tuo spruzzino? Allora. Sai come ti stanno ringraziando queste piantine adesso? C'hanno bisogno. Ora c'hanno bisogno d'acqua. Hanno bisogno di te, ogni giorno. Hey you, are you upset? Please don't be so sad, no, no. But just be awesome instead. I know your life is hard. Stuff happens all the time, but look around. Messo, pensate Cristian. Allora, ma tu tutto fare. Cristian apparecchia. Lui è Andrea. Ciao Andrea, buongiorno Andrea. Buongiorno.
Allora, come vedi è quasi ora di pranzo, quindi i ragazzi apparecchiano. Ogni giorno diversi? Ogni giorno sì, giriamo un pochino, ci diamo un po' una mano tutti. E questa è la Casa Azzurra, perché Villanesti ospita 18 ragazzi suddivisi in due case, la Casa Gialla e la Casa Azzurra. Okay. Più o meno il numero dei ragazzi è lo stesso e la vita di casa è la vita di casa, quindi cuciniamo quando ogni tanto abbiamo il laboratorio di cucina, poi ci sono le addette di base che si occupano di noi, ci coccolano e pensano ai nostri pasti, e però la casa la curiamo insieme, quindi certo. Apparecchiamo, sparecchiamo, facciamo la lavastoviglie, tutte le cose. Alla fine sono a casa loro, no? Esatto, sono a casa. Sono a casa. Sei felice di apparecchiare oggi che tocca a te? Sì, o ti fa fatica? È un preciso. Diciamo un po', ti fa fatica o ti piace? Anzi, quando capita di apparecchiare così insieme, Damiano è così preciso, ma intanto va a sistemare anche le cose che fanno gli altri, perché insomma ci piace avere la tavola in un certo modo. Vabbè, certo, l'amore che ti danno è impagabile, sì, però la sensibilità che usate è... ammirevole, veramente. Ce la mettiamo tutta. Bello, brava. No, no, but just be awesome instead. I know your life is hard. Stuff happens all the time, but look around, it's shiny. Vi facciamo vedere la camera di Melissa. Questa è la camera della Melissa. Questa è camera della Melissa. Melissa l'artista. Ricordiamo l'artista. Sì, perché Melissa, devi sapere che ha una grande passione per la pittura, vero? Abbiamo fatto tanti quadri e ogni camera qua dei ragazzi è personalizzata. Ah, certo. Quindi ognuno ci mette un po' quello che vuole. Melissa ha una camera singola. Camerina! Questa è la tua camerina, vero? Camerina! Ti vuoi accomodare un poltrono appoggiato sul letto? Posso sedere io, Melissa, qui con qui. Te? Ok. E, i ragazzi hanno camere da due posti, con il bagno, il loro bagno personale. Non ti ho detto che Villanesti ospita 18 ragazzi. Okay. Abbiamo 18 ragazzi divisi in due piccole case, la Casa Gialla e la Casa Azzurra. Ma cerchiamo di vivere anche tanto fuori. Quindi nel programma delle nostre attività ci sono tante cose che facciamo fuori. Andiamo in palestra, andiamo in piscina, andiamo a fare la spesa, andiamo a teatro. Facciamo il più possibile fuori. Perché c'è un cancello là che chiude Villanesti, hai visto all'ingresso, sì. Ed è chiuso fisicamente, però a noi ci piace pensarlo come un cancello aperto, certo. In cui quindi noi usciamo, stiamo fuori, viviamo fuori, e anche l'esterno vogliamo che entri un po' dentro, certo. Quindi ci piace pensare proprio a un ambiente ricco di sempre stimoli. Sempre il principio della casa, uno da casa sua esce, entra, fa... Fa il più possibile, certo. Perché è una casa famiglia, ma non va pensata come un luogo ripiegato su se stesso. Noi abbiamo voglia che i ragazzi vivano una quotidianità, una normalità e che si adattino un po' alla vita fuori, agli ambienti che abbiamo, ma anche un po' il mondo fuori si deve adattare alla nostra presenza, no? L'intenzione, il punto di vista sulle cose è importante, ma secondo me è la conoscenza. Brava. Uno finché non conosce non si rende conto. Infatti una cosa che vediamo spesso quando andiamo in giro è a volte anche la difficoltà delle persone, no? Nell'incontrarci. Certo. Laddove c'è una non conoscenza delle persone si è più in difficoltà. Certo. Tutto passa attraverso la relazione. Quindi conoscere i ragazzi per nome, per le passioni, per le abitudini, per il loro essere quello che sono, certo. È per noi fondamentale. Sì, si basa un po' sul principio dell'ignoranza e poi ignoranza è soltanto ignorare. Sì, sì, esatto. Non conoscere, no, neanche essere curiosi. Sì. E in verità questo è uno scambio forte. Chi si rende conto di questo è una persona fortunata e ha possibilità di arricchirsi dentro. È vero. Perché qui non c'è sovrastruttura, non c'è niente, c'è istinto, c'è quello che è. Noi cerchiamo di metterci a disposizione con tutti i nostri limiti e le nostre mancanze, di fare il meglio possibile e, dicevo, tutto passa nel benessere dei ragazzi. Più riusciamo a far fare a loro cose che li rendono felici e soddisfatti, più siamo felici noi e viviamo bene le nostre giornate. Fare del bene genera amore, questa sì. È una chiave. È verissimo. Melissa, io compro un tuo quadro, vuoi vedere che quadro compro?
Vuoi vedere quale ho scelto per me? Sì. Andiamo a vedere quale quadro ti piace. Just come with me, forget your fears, your questo me lo porto a casa mia. Mia. E tu sarai con me nella mia casa. Anzi, posso dire qualcosa? Questa è un'iniziativa bellissima, come la cosa delle bomboniere, no? C'è un modo per aiutare le strutture e quindi rendersi conto che ci sono anche questi tipi di scambi. Sono opere d'arte, quindi grazie. Grazie Melissa, ti lascio mangiare. Mangiati. Me lo dai un bacino? Baci. Grazie mille. That's not so far. Leave all the things you used to hate. It was all wrong. So square your shoulders right away. And see my soul. Soltanto voi sapete cosa vivete quotidianamente, però io ti sarei grata se tu mi parlassi di questa parte, di questa struttura. Quindi abbiamo detto che c'è la parte blu, la parte azzurra e questa è la parte della casa gialla. Okay. È stata una divisione dovuta anche a esigenze diverse da parte dei nostri ragazzi, perché i ragazzi della casa gialla sono quelli che hanno una compromissione maggiore, hanno delle difficoltà maggiori rispetto ai ragazzi della casa azzurra, quindi avevano anche delle esigenze diverse. Sia per attività diversificate, perché noi facciamo quotidianamente delle attività sia interne alla struttura che fuori dalla struttura, che sono molto diverse da quelle dei ragazzi della casa azzurra. Ad esempio, cioè so che loro vanno a fare la spesa, alcuni fanno vita normale, quindi vanno al ristorante. Sì, questo lo facciamo anche noi. Okay. Con le nostre possibilità, con le possibilità dei nostri ragazzi. In più noi abbiamo attività di atletica, facciamo anche noi nel nostro piccolo facciamo attività quasi similari, per esempio andiamo in piscina almeno due volte la settimana, facciamo tutto quello che è tutte le attività quotidiane della gestione della casa, quindi le piccole manutenzioni, andiamo a fare la spesa per tutta la struttura, mentre quelli i ragazzi della casa azzurra fanno solo la fanno per loro e basta, perché loro fanno alcune cene in autonomia. Ecco, e cerchiamo di portare tutte le nostre attività nel quotidiano, perché ci inventiamo qualsiasi cosa quando poi nella vita quotidiana c'è tanto da fare, e soprattutto i nostri ragazzi, sono opportunità che i nostri ragazzi almeno riescano a vivere. Ora abbiamo in ponte, stiamo preparando una vacanza. Una vacanza? Sì, di una settimana, divisa in due gruppi, per avere un rapporto di uno a uno con i ragazzi, quindi per viverla anche in modo più sereno. Infatti ora mi dici il rapporto uno a uno, una curiosità che non ho chiesto a Caterina, è proprio che cos'è lavorare con ragazzi che hanno una loro dimensione. Io non la chiamo diversità, la chiamo soltanto una dimensione diversa, la percezione della realtà, forse più sottile, non lo so. A me piacerebbe sapere che cos'è lavorare con questi ragazzi, stare con loro, cosa ti danno, cosa ti insegnano, se ti danno possibilità di conoscere i tuoi limiti, non lo so, mi interessa di questo aspetto. La cosa che mi viene da pensare è la ti rendono una persona migliore. Non te lo saprei spiegare, no, non te lo so spiegare, ma essere tutti i giorni a contatto con loro, loro danno tanto, cioè loro riescano a trasmetterti tanto e te lo porti fuori, cioè si parla di operatori sempre più specializzati, sempre più formati. Però la cosa importante del nostro lavoro è quello che loro ti danno, che i nostri ragazzi ti danno, e quello che te riesci a portarti via a casa. Certo, perché nel bene e nel male, sì, ci sono giornate dove sei più stanco, dove sei più arrabbiato, anche perché esci di qui, è stata una giornata atroce sotto tutti i punti di vista, allora esci, sei arrabbiatissimo, però poi quando torni il giorno dopo sei riparti. Sì. Certo, è difficile da assorbire, da smaltire, cioè, me lo sono sempre chiesto, e a volte noi ci facciamo problemi sull'inutile, no? Tante volte, e qui invece ti accorgi che non ci sono problemi, c'è soltanto un istinto che si muove, no? E nella difficoltà, perché magari in questa sindrome ci sono anche apici forti, come riesci a rimanere lucido?
È difficile. Se con Caterina abbiamo fatto tanti pianti qui dentro, abbiamo vissuto anche delle situazioni molto forti. L'aiuto tra colleghi, questo ti aiuta tantissimo. L'unione. L'unione e il feeling che riesci a creare con... noi siamo tanti, cioè noi siamo forse la struttura più grossa della fondazione, abbiamo 21 operatori, non con tutti riesci a, però con la maggior parte sì, riesci ad avere proprio un feeling, e questo ti aiuta sia nei momenti difficili che anche nei momenti piacevoli, insomma, certo. soprattutto nei momenti piacevoli, certo. Cioè, perché ora diciamo, sono più, tante volte sono più i momenti piacevoli che i momenti complicati. Però ci sono anche quelli abbastanza incasinati. Dai, la squadra è importante, perché sì, molto importante, molto importante. Sostegno. E soprattutto la famiglia, non solo con gli operatori, ma la tua famiglia diventano anche i tuoi ragazzi. E poi si parla di ragazzi, ma sono tutti adulti. Cioè, insomma, però per noi sono i nostri ragazzi, e rimarranno i nostri ragazzi. Sai cosa penso? Che questo per voi non è un lavoro, ma io la vedo più una missione. Mia madre è una delle operatrici, cioè lavora in queste strutture e sempre conosco la realtà perché mi racconta. Ci vuole un monte di bene con la tua mamma. Veramente, sì. Mi fa piacere. E lei mi racconta tante cose, quindi quello che io chiedo è soltanto quello che vorrei chiederle a lei, ma sono ruoli diversi, e quindi grazie per avermi aperto il tuo cuore. Grazie a voi di essere qui. Grazie mille. E tornate presto. Entriamo in cucina. Ciao. Come va? Stai bene? Tutto bene? Sì. Anche lei salutiamo. Ciao, buongiorno. Ciao. Mamma. Questa non volevo. Bella, non ti vergognare, mamma. Stai facendo una cosa bellissima, non piangere. Quindi mangiamo qui oggi, dicevamo. Qui, che ci avete preparato? Oh, non so che lei. Devo per caso. No, come vuoi te, amore? Se vuoi dire, se non vuoi dire. C'è la carne. C'è la carne. C'è la carne. Luisa gli ha fatto la carne. Lei mangia con la pomarola. Ok. Pasta asciutta, pasta al pomodoro. Poi abbiamo la boscaiola. Poi abbiamo patate formaggio e uno formaggio di tutti. Una cucina di primissima qualità. Ma io ti ringrazio per la primissima notizia. Lei è molto, sarà una grande cuoca. Ma noi ci mettiamo dai baffi, non vediamo l'ora di sedere a tavola. È stato bello stare, cioè entrare qua, perché oltre agli operatori, fino nelle strutture c'è tutto un sistema che si muove sempre con amore. E quindi, mamma, è bello far vedere che c'è una parentesi che si muove con lo stesso amore degli operatori. E quindi ci sediamo e andiamo a mangiare. Vai, se no la pasta mi scura. Mentre pranziamo, gli educatori del semiconvitto ci raccontano un po' che cosa fanno all'interno di questa struttura. Semiconvitto, diciamo, io direi è una grande famiglia, è una struttura dove sono, ecco, inseriti 25 bambini, ragazzi che vanno dai 5-6 anni fino ai 16-17. Ed è un centro diurno, però ecco, con un tempo un pochino più prolungato, perché è una struttura che apre la mattina alle 7 e termina, ecco, la sera alle 8. Quindi copre, diciamo, tutta la giornata, dalla colazione fino al momento della cena. Ti facciamo un percorso insieme a loro che riguarda vari aspetti della quotidianità. Diciamo, ci sono
l'aspetto dedicato purtroppo per loro ai compiti, quindi al supporto scolastico. Abbiamo tutta quella parte importante della relazione con le famiglie, quindi è importante, ecco, che questo percorso sia un percorso condiviso, fatto insieme alle famiglie. Poi abbiamo tutto quello che riguarda un po' l'aspetto dell'animazione, dello svago, quindi i ragazzi che hanno anche attività all'esterno. Quindi diciamo che il semiconvitto vuole essere un po', tra virgolette, la loro casa, ecco, del giorno. Quindi, ecco, usciti da scuola vengono qui, poi ripartono per le loro attività, chi va all'attività sportiva, chi a scuola all'attività pomeridiana. E questa è comunque la base di tutti noi. E insomma, ragazzi, ma anche educatori, perché insomma anche noi diciamo diversi anni che è diventata un po' la nostra seconda casa anche per noi educatori. Quindi questo, ecco, è uno degli aspetti più belli, quello di... un punto di riferimento, un riferimento, perché ecco, anche per noi la mattina penso sia una delle cose più belle per chiunque faccia qualsiasi lavoro, però ecco, alzarsi la mattina con il sorriso e la voglia di andare a lavorare, tra virgolette, o comunque ecco, andare a trascorrere questo tempo prezioso con i nostri ragazzi altrettanto prezioso. Hai detto una cosa bellissima. Grazie. Svegliarsi col sorriso e sapere di andare in un posto dove sai che ti fa star bene. Sì, no, è un lavoro che alla fin fine ci fa crescere molto anche a noi. Io penso di aver nei miei 25 anni di servizio di aver ricevuto molto di più rispetto a quello che ho dato. E questo, ecco, lo devo un po' ai nostri ragazzi. Grazie, però ecco, no, non è il momento di piangere, ma di mangiarsi la boscaiola. È veramente buona, infatti mentre parlavo ho cominciato perché è buonissima. Carine, ma troppo, ragazzi, grazie troppo. A te. Fatevi abbracciare. Mannaggia, da bacetto. Grazie. Ecco, i fiori sono un dono bellissimo. Bello. Senti, ma siete contente che sono venuta oggi a trovarvi? A voglia. Io sì. Che vi aspettavate? Cioè, alla fine questa è come se fosse una seconda casa, quindi quando ci sono degli ospiti, poi vanno via gli ospiti e chi rimane, i padroni di casa, fanno delle osservazioni. Fate finta che io non sia qui con voi. Tu sei contenta di stare qua? Sì. Sì? Siete contenti? Vedo che vi volete un sacco bene, vedo che siete unite, che vi aiutate. Tanto. Andate tutte d'accordo? Sì. E siete contenti che a vostro fianco ci siano persone come Francesco, come Paola? Certo, io lo chiamavo certe volte papà. Per sbaglio. Ecco, l'accoglienza che facciamo, la facciamo a quei bambini, anche gli inserimenti nuovi, che arrivano e che magari si trovano spaesati, vuoi perché sono bambini stranieri, sì. Abbiamo tanti bambini stranieri qui da noi e quindi ci consideriamo il semiconvitto come un laboratorio etnico dove si impara a stare insieme nonostante le diversità. Ognuno porta le cose belle che ha e si cerca, ecco, di catturare il bello degli altri, certo. E, ecco, e farne tesoro. E loro ci riescono bene, perché in effetti ogni volta che arriva un bambino nuovo sono, diciamo, i primi ad abbracciarlo, ecco, proprio simbolicamente ma anche fisicamente. Certo. E per voi cos'è stare qua? Una seconda casa. Sì. Per te? Più o meno come stare in classe. Come stare in classe? Però nel senso si è più liberi che stare in classe stando qua. E tu? Cioè, è bello stare qui con tante persone tutti insieme.
Non lo so. Non sapevo che mi dicevi questo. C'è sempre nel gruppo quello che dice non lo so. E te invece quant'è che sei qua? Ma io da aprile, sì, sono arrivata subito dopo Pasqua. Sì, infatti sto facendo servizio civile, avevo già fatto un'esperienza del genere perché avevo fatto l'alternanza scuola-lavoro in quinta superiore e poi sono ritornata qui facendo servizio civile, ma è stata una casualità ritornare qua. Il caso non è mai un caso. E però sì, me l'ho trovata molto molto bene. Quindi cosa ti sta dando questa esperienza? Tanto, 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 tanto. Mi aveva già dato molto prima, però prima essendo più piccola magari capivo un po' meno, adesso capisco certe cose, e cioè le cose si prendono diversamente, si capiscono più cose, quindi sì, mi sta dando molto. Qual è la difficoltà maggiore nell'affrontare questa situazione, cercare di entrare dentro di loro, perché c'è tanta difesa tante volte, no? Sì, 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 alcuni hanno caratteri un po' particolari, quindi è difficile magari alcune volte prenderli, poi certe volte magari uno non si sente tanto all'altezza di fare certe cose, però alla fine si riesce sempre, anche con l'aiuto di chi ha più esperienza di me. Mettersi in discussione. Sì, sì, sì. Sì, perché ogni tipo di rapporto alla fine è la relazione, no? Quindi cerchi di capire, ma devi anche cercare di togliere. Nata assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenercela stretta. Sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenercela stretta, che sia benedetta. Fantastico il mio cantino. La vita è proprio perfetta, ragazzi. E questo me l'avete dimostrato e anche insegnato voi oggi. Anche tu! Sei perfetta, devi sorridere. Avanti! Avanti! Avanti. Avanti. Ciao! Ciao. Us. Don't need three words, just one could sum us up. We're a couple of pins, apparent when we touch. Ooh. You and I will be easier as us. Oh, easier as us. Amara, insieme abbiamo visitato tre strutture del Santa Rita, Villa Nesti, il Semiconvitto, un ritorno anche in Via Clitunno, ecco. Tante emozioni sono scaturite da queste tre diverse visite. Allora, parliamone insieme. Quali sono le cose che ti sono venute fuori parlando con gli operatori, parlando con i ragazzi? Allora, partiamo dalla cosa basilare, cioè dalla base, dal principio, che è l'emozione. Emozione perché sono strutture che di base vivono già e vibrano di un'energia particolare. Io non la chiamo diversità, quella realtà, anzi è una realtà che ti permette di confrontarti con te stesso soprattutto, perché credo che entrare in relazione con esseri apparentemente diversi, ma diversi forse nella forma o nel rapporto che hanno con la vita stessa, ci permette a tutti di trovare un equilibrio. La cosa che mi ha sorpreso tanto è vedere proprio la funzionalità dell'operatore, che non si sofferma al ruolo, ma semplicemente è costretto a usare un fattore, una sensibilità umana elevata, e quindi parlando con loro, devo essere sincera, quella che più mi ha smosso è stata la chiacchierata con Daniele. È una persona apparentemente schermata e poi parli di amore e gli occhi diventano lucidi, no? Ti rendi conto di quanto è importante rendersi conto che prima di tutto siamo persone, che ci sono realtà che hanno bisogno di sostegno morale e anche psicologico, che tutto ad un certo punto diventa casa, che tutto ad un certo punto diventa famiglia.
chi non conosce queste strutture secondo me dovrebbe almeno una volta nella vita vedere ed entrarci in contatto, perché non ci sono dei casi, come si dice, non ci sono dei casi disperati, ma ti accorgi che la disperazione sta solo dentro di te se non conosci forse la vera particella dell'amore, perché poi sono ragazzi che una volta che si aprono ti danno tutto quello che magari neanche loro sanno di poter dare. Riprendendo subito l'ultima cosa, l'ultimo pensiero che ci hai regalato, è importante visitarle queste strutture, sarebbe importante se ognuno riuscisse a varcare la soglia di queste strutture almeno una volta. Sì. Noi lo facciamo da un punto di vista televisivo, attraverso, diciamo così, questo format, questo programma. Quanto che credi che sia importante, anche solo attraverso una telecamera, degli ospiti, qualche persona, entrare, appunto varcare la soglia, entrare nelle strutture, nelle case famiglia, nelle comunità e far vedere quello che c'è dentro? È importantissimo, importantissimo, perché ad esempio nel mio caso già io ho avuto la possibilità di conoscere questa struttura semplicemente perché mi sento anche parte, in parte mi sento parte di tutta questa, di tutto questo movimento, perché mi riguarda in prima persona, cioè mia madre e mio padre lavorano qua, e quindi io ho avuto l'opportunità di conoscere perché ho avuto un tramite. Ma per chi non può avere questa possibilità è importantissimo quello che state facendo voi, perché chi non conosce come fa a conoscerlo? Cioè, sono strutture che non puoi neanche avvicinarti fondamentalmente da solo, cioè come non ti viene di andare a suonare il campanello. E invece è importante sapere che chi vuole partecipare invece può, chi partecipa con il cuore può, chi fa atti d'amore può, secondo me è fondamentale questa vostra iniziativa, ecco. Hai detto che è una particella importante all'interno della vita e della quotidianità anche di queste case, è proprio l'amore. L'amore che muove gli ospiti, quindi i ragazzi e le ragazze, l'amore anche che muove gli operatori, che muove gli educatori. Cerchiamo di porre l'accento un po' su questo, cioè il grande lavoro degli educatori, il grande lavoro degli operatori per fare il loro mestiere, che insieme è una passione, ogni giorno con amore. È forse quell'aspetto in più che rende questo lavoro qualcosa di veramente concreto per i ragazzi che poi ogni giorno frequentano e vivono all'interno delle nostre comunità, delle nostre case famiglia, delle nostre strutture. Ecco, quindi non soltanto il lavoro, come dire, nella sua concretezza, nel suo essere pragmatico, ma anche nel suo essere particolarmente emotivo. Ecco, quanto conta l'amore, l'emotività, l'affetto all'interno di questa quotidianità? Penso che sia alla base di quello che è il principio di un'intenzione, questa, perché si chiama casa famiglia, e quando si parla di famiglia si parla solo di amore. La differenza lo fanno assolutamente le persone che ci lavorano, e credo che i ragazzi che sono in queste strutture abbiano fondamentalmente bisogno di amore, di quell'attenzione che purtroppo per casi anche non c'entrano niente loro, si trovano a non avere, a non sentire. E quindi l'intenzione di chi opera in queste strutture deve essere principalmente amore, ma credo Santa Rita, non so da quanti anni che esiste, tu lo sai da quanti anni che esiste? Tantissimo. E quindi vuol dire che chi è alla radice di questa iniziativa ha grande amore e grande cuore. Io ho avuto la fortuna di conoscere Paola e anche Larenza, che conosco da tantissimo, sono due donne, ancora torna sempre l'energia femminile, perché certo. Io credo tanto l'energia femminile, la madre, l'energia madre, no? Sì. Ecco, quindi se da tanti anni che c'è questa struttura e le persone sono sempre le stesse, vuol dire che hanno un gran cuore e tanta voglia di dare amore. Evidentemente dare amore vuol dire anche riceverne altrettanto. Una costante, oltre che quella dell'amore, è quella dell'accompagnamento all'autonomia. Cioè, tu hai parlato della diversità, ma cioè, non della diversità, però ecco, dell'unicità di questi ragazzi e di queste ragazze, unicità che però diventa un essere all'interno della vita quotidiana e della vita di tutti i giorni, anche attraverso un lavoro. Abbiamo visto, certo, ad esempio, il lavoro della Serra di Villanesti, sì, il lavoro delle bomboniere e così via. Facciamo proprio una riflessione su questo. Quanto è importante l'accompagnamento all'autonomia per essere all'interno della società che si vive? Assolutamente, integrazione, quella integrazione di non creare una dualità ma l'unicità,
cioè uno, una cosa sola, cioè siamo tutti qui su questo pianeta, esistiamo per un motivo. Allora il pregiudizio è, a volte crea una separazione, ma basta soltanto avviare un processo per far sì che tutto poi diventi naturale. Così che se io incontro un ragazzo diversamente abile, per quello che è la mia conoscenza verso un individuo che apparentemente mi sembra diverso, allora l'approccio conoscendo una realtà è anche diversa. Quindi aiuto me ad andare incontro e aiuto lui a venirmi incontro. Perché quelle sono strutture, sono persone molto sensibili, quindi sentono. È un po' come gli animali, cioè, gli animali se tu hai paura lo sentono subito, se tu sei una persona cattiva lo sentono subito. È uguale, sono quegli esseri lì che sono talmente aperti che sentono tutto. Quindi credo che l'integrazione sociale per questi ragazzi sia importantissima. Possono fare tranquillamente tutto quello che facciamo noi normali, se proprio normali vogliamo dire. Diciamo così. Esatto. Un esserci, quello del lavoro delle comunità, delle case famiglie, delle strutture della Fondazione Santa Rita, che è un esserci H24, diciamo così, 24 ore su 24. Abbiamo visto ad esempio, ma è soltanto un esempio, insomma, il semiconvitto, gli educatori fanno i compiti con i ragazzi, li vanno a prendere da scuola, insomma, mangiano insieme, eccetera, eccetera. Quanto è importante, secondo te, per la società che esistano degli educatori e delle strutture che accompagnano passo dopo passo, mano nella mano, questi ragazzi che altrimenti molto probabilmente non avrebbero nessuno? Ma importantissimo l'equilibrio, cioè l'equilibrio, ma è anche il punto fermo, perché cioè, i ragazzi, specialmente in adolescenza, ci si perde facilmente, perché è la scoperta anche di quello che sei dentro, quindi fai cose a caso anche a volte, e quindi è un controllo, è una certezza, è sapere dove andare se ho un problema, è sentire delle braccia che mi abbracciano se ho bisogno, è trovare anche degli amici, perché oggi ad esempio nella seconda struttura, semiconvitto, sì. È stato un momento bellissimo dove c'era condivisione. Io ho chiesto ai ragazzi, alle ragazze che erano lì con me, che cos'è per voi stare qui. Chi mi ha detto è una seconda casa, chi mi ha detto è una famiglia, chi mi ha detto riferimento. Cioè, è importantissimo avere un riferimento nella vita. Assolutamente sì. Questo molto spesso ci sono persone che non se ne rendono conto. Le persone al di fuori, diciamo così, che non conosco la realtà delle strutture di Santa Rita, quando incontrano questi ragazzi e queste ragazze spesso vivono la loro presenza con una sorta di diffidenza, diciamo così. Cosa diresti alle persone che vivono con diffidenza l'unicità di questi ragazzi e di queste ragazze e che preferiscono, diciamo così, vivere nel loro piccolo mondo conosciuto? Mi sento semplicemente di dire di essere meno diffidenti con se stessi. Allora forse a quel punto riusciranno ad essere meno diffidenti anche con gli altri, semplicemente. Io ti ringrazio, Amara. Grazie di averci fatto visita. Torna a trovarci, perché sei un ospite assolutamente gradito. Grazie mille. E ci vediamo prossimamente, allora. Grazie, veramente. Grazie. A te, a presto. Sei speciale, Elia. Grazie mille, anche tu. Grazie. Get my mind away from the thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide lovers or friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I would be easier as us. Don't need 3 words, one could sum us up. We're a couple of pins apparent when we touch. Oh, you and I will be easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world. I think it's time together we find a life of our own. Together is hard when it's tight on the kids we're alone. So think it over, let me know, girl, 'cause you and I be easier as us. Don't need 3 words, just one.
top. We're a couple of pins apparent when we touch. Oh, you and I, the easier is us. Oh, easier is us. Straight to the point, straight to the heart. I knew you were right, right from the start. Easier is us. We don't need three words, we just one. One can sum.